E questa è la settimana di presentazione delle nuove annate dei vini toscani. Scopriamo allora quella del Chianti Classico con Pietro Di Lazzaro. Questo è un duro lavoro, qualcuno dovrà pur farlo. È vero, però è anche importante perché ci dà la possibilità di dare un po' quelle sono le indicazioni relative alle annate e soprattutto quello che è il risultato degli anni di maturazione. Il Gallo Nero invade la stazione Leopolda di Firenze. 30ª edizione della Chianti Classico Collection, fra gli stand e i banchi d'assaggio le nuove annate, la 2021 della DOCG, 2020 per le riserve e diverse annate per la gran selezione. In più campioni d'assaggio della vendemmia 2022, sorprendente, nonostante il gran caldo. Sangiovese è un'uva sorprendente come il Chianti Classico e abbiamo aspettato fino all'ultimo le piogge che finalmente sono arrivate ad agosto e il Sangiovese appunto in modo sorprendente si è ripreso regalandoci una vendemmia bellissima. Il consorzio del Gallo Nero sta vivendo un ottimo momento sui mercati internazionali. Noi chiudiamo con una crescita del valore della denominazione che si attesta intorno al 17%, quindi una crescita importante del fatturato. Novità consolidata, le unità geografiche aggiuntive. Manca solo l'ultimo passaggio, l'approvazione finale del Ministero delle Politiche Agricole, per ottenere un'ulteriore indicazione sull'etichetta, per un vino ancora più simbolo del territorio d'origine. Dal 1° luglio vedremo sempre più bottiglie di Chianti Classico Gran Selezione con il nome dell'unità geografica più ristretta, più piccola. E questa secondo me è una risposta molto importante al desiderio del consumatore che sta crescendo in tutto il mondo di andare a conoscere più in profondità il rapporto che lega il vino al territorio specifico. Un'espressione che ha in particolare il Gallo Nero di Castellina? Ma sicuramente la freschezza, la piacevolezza, l'eleganza. È abbastanza difficile alla cieca riconoscere il territorio. Ci si riesce sui vini annata, sui vini più giovani, e secondo me però siamo all'inizio di un percorso che fino a qualche anno fa era impensabile. È un vino affascinante perché nonostante la sua storicità è molto contemporaneo, perché sta benissimo in tavola.